Fra sofferenza psichica e disabilità, la neuropsichiatria infantile fra presente e futuro. È il titolo della giornata scientifica in onore di Giovanni Bollea, che si è tenuta il 9 dicembre. Fondatore della neuropsichiatria infantile, Bollea ha dedicato tutta la sua lunga esistenza a comprendere le caratteristiche innate ed acquisite del bambino e dell'adolescente, considerando lo sviluppo come un tutt'uno senza divisioni fra aspetti organici e psichici. Era un uovo che veniva da estrazioni molto, da una famiglia che non era, era tutt'altro che abbiente, che per studiare medicina ha studiato come interno in ospedale, che si è laureato e si è trasferito a Roma e che ha avuto degli ottimi maestri, dei maestri che gli hanno indirizzato, e lui ha presentato qui nella prolusione nel 1960 la sua carta d'identità universitaria che ho consegnato oggi al professor Leuzzi, e ha sempre lottato per ottenere il meglio, per rendere, alleviare le pene non solo dei bambini ma delle famiglie. La neuropsichiatria infantile è una disciplina che è nata ormai circa 60 anni fa, e quindi l'oggetto di questa disciplina fondamentalmente è la disabilità nel bambino e poi nell'adulto, quando il bambino diventa adulto. Quindi in quanto tale si occupa di un problema clinico che è sempre presente e dal quale si presta maggiore attenzione nel tempo. Quindi il pensiero di Giovanni Bollea era fondamentalmente quello di prendersi cura del bambino disabile. Prendersi cura vuol dire diagnosticarlo, vuol dire intervenire precocemente per migliorarne le condizioni fin là dove è possibile, in funzione delle conoscenze scientifiche. Quindi la disciplina non ha un limite, dura finché ci sono bambini che hanno problemi che comportino disabilità. Questa giornata dedicata al professor Bollea è di particolare rilievo perché mette in evidenza quanto il discorso della prevenzione dei disturbi sia un affare anche da un punto di vista economico per la collettività. Tanto più presto si interviene su tutta una serie di malattie, che siano malattie di natura psicologica, psichiatrica o organica, tanto più presto si interviene, tanto più si risparmia nel tempo. Faccio un esempio banale: l'intervenire precocemente su un disturbo d'ansia, per esempio, può impedire che il disturbo d'ansia si cronicizzi e che poi sfoghi in qualche altra malattia associata. Se questo avviene, e questo è quello che avviene adesso, ci sarà un costo per la collettività che sarà un costo altissimo.